Vucinic pensa al tiro, poi c'è il girimento per Taddei in area di rigore, Taddei con il sinistro e Dida con il tacco riesce a mettere il pallone in calcio d'angolo. Sull'apertura c'è Pado che vola veloce, controllo a seguire, Arthur riesce a trovare il pallone. Totti dentro ancora, Brighi sul fondo. Apertura per Pato dalla parte opposta, Pato in area di rigore, Arthur riesce a metterla, no, non la tocca Arthur, c'è semplice rimessa da fondo. Cerca il destro, ha calciato da fermo, ha dato una potenza Pato. Riise! John Arne Riise! Che punizione! Pirlo cerca il taglio di Flamini, prova ad arrivare fino in fondo Flamini, accelera, grande pallone il suo per Kakà, contatto poi Pato e salvataggio di Motta in calcio d'angolo. Seedorf al limite dell'area, si fa vedere Inzaghi, scivola qua, non ci arriva e poi tocca Inzaghi che si arrabbia. Arriva il traversone con Ronaldinho che prolunga, Arthur e poi Pirlo sul fondo, grande palla gol per il Milan. Rientra Kakà, palla sul sinistro, Arthur! Cosa ha preso Arthur? Kakà va via in velocità ancora, Kakà per Inzaghi al volo, Arthur, Inzaghi e poi Massimo! Ambrosini, 1-1. Si fa vedere Riise, pallone per lui, c'è Menes che va in profondità, servito da uno splendido appoggio di Riise, Menes in area di rigore, Menes, Jeremy, Menes, 2-1. Seedorf poi apre per Kakà, la mette dentro ancora Kakà, Massimo, Ambrosini, 2-2. Totti, Francesco, Totti, 3-2. Brotta in area di rigore, Zambrotta ancora in area di rigore, c'è un contatto e De Marco dice di noi, Ambrosini gli va tu per tu e adesso mi sa che Ambrosini va sotto la doccia, sotto la doccia Ambrosini. Io ho l'impressione che il contatto ci fosse, nettissimo, sì, contatto sì, di Motta, assolutamente. Beh, ma anche questo devo dire la verità, si vedeva a occhio nudo proprio nettamente, due rigori negati al Milan. L'arbitro dice che può bastare, Roma batte Milan 3-2. Giro del campo, di campo di uno dei più grandi di tutti i tempi, ha avuto le pagine di tutti i giornali sportivi di tutta Europa ed è giusto che saluti il suo pubblico con un giro di campo sorridente, tra l'altro come è giusto che sia quando è una decisione maturata nel tempo, presa con grande anticipo, sulla quale non tornerà indietro come non è mai tornato indietro dalla decisione di lasciare la nazionale Maldini, al contrario di tanti altri. L'abbiamo detto, un grande esempio, è giusto che Maldini prenda l'applauso del suo pubblico ma direi dei tifosi di tutta Italia.